Per quanto riguarda invece l'ospedale, allora, intanto ci sono delle misure che riguardano gli operatori sanitari. Per quanto riguarda gli operatori sanitari, tutti gli operatori sanitari verranno valutati con la somministrazione del tampone. Se sono sintomatici, naturalmente non si discute, rimangono indipendentemente dal risultato immediato del tampone. Per quelli che dovessero avere invece il tampone negativo, vanno a casa in isolamento fiduciario. Coloro che non vogliono andare a casa perché magari hanno dei bambini piccoli oppure comunque si sentono più sicuri a passare questo periodo di osservazione e di sorveglianza in ospedale, daremo la possibilità a loro di essere sorvegliati in ospedale. L'ospedale è chiuso, tutte le attività programmate sono state sospese. Via via le persone, e questo riguarda invece le persone che sono attualmente ricoverate, i degenti che possono tornare a casa, torneranno dopo aver effettuato il tampone. Quindi il tampone verrà fatto per tutti i reparti dell'ospedale, anche quelli che non sono stati direttamente interessati, con la differenza che per i reparti che sono stati interessati il tampone verrà ripetuto perché voi sapete che c'è un periodo di incubazione. Quindi per noi è molto importante fare questo. Tutti questi soggetti andranno, se sintomatici, o speriamo di no col tampone positivo, naturalmente ricoverati. Se comunque sono direttamente, diciamo, nei reparti interessati, vanno in sorveglianza attiva. Tutti gli altri in sorveglianza passiva. I reparti interessati sono stati intanto il pronto soccorso, poi la medicina interna e poi la geriatria e poi per quanto riguarda uno dei due pazienti anche la rianimazione.